Ciao ragazzi, allora ieri ho fatto il video perché è stata ufficializzata Alexandra Sicora. Oggi siamo ancora qui perché è stata ufficializzata Lian Sanderson. Dunque, la giocatrice britannica, che però nelle ultime stagioni aveva giocato in America. Purtroppo aveva avuto anche degli infortuni, quindi sarà da recuperare un po', però insomma una giocatrice di livello internazionale che ha vinto comunque diversi trofei, tra cui una Champions League nel 2006, giocatrice d'esperienza, giocatrice che ha giocato nell'Arsenal, è cresciuta nell'Arsenal, poi è andata a giocare, ripeto, in America, è andata al New York Flash, insomma una delle squadre più forti del campionato statunitense, che, con la quale ha vinto, pur non giocando per via dell'infortunio, ma ha vinto il campionato. Insomma, direi che è una giocatrice di livello veramente internazionale, tanto internazionale, cioè quelle classiche giocatrici che nello spogliatoio fanno bene perché ti danno una mentalità vincente. È una centrocampista, è molto molto forte a livello muscolare, nel senso a livello fisico è una che si fa sentire, ma ripeto, dopo Eniola Luco credo che lei sia quella più internazionale insieme appunto a Eniola, senza nulla togliere ovviamente poi a Cristiana Girelli, ma sono e alla Sicora, che però giocavano in Italia, quindi è un altro tipo di mercato. Queste due giocatrici secondo me innalzano ancora di più il valore della rosa della Juventus Women, che è vero ha perso Katie Zelem, Isaacsen e Rud, però le ha sostituite direi benissimo con Aluko, Girelli e anche Sanderson. Si parla anche di un possibile approdo anche della Nick, ma io lì non parlo, finché non è ufficiale non faccio video, non parlo. Comunque posso solo dare il benvenuto a Lian Sanderson, che secondo me sarà una giocatrice che vedrete che imparerete ad amare, perché è una grande giocatrice e farà faville con la maglia della Juventus Women. Attenzione a quello che vi sto dicendo, mi sbilancio, questo è un grandissimo acquisto. Saluto tutti, saluto anche gli amici di JWS Juventus Women Supporter. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al loro gruppo su Facebook. Io vi mando un grosso abbraccio e vi saluto per i prossimi video. Ciao!